Il pignafanalino di coda in campagna per stanziamenti regionali relativi a prestazioni ambulatoriali e domiciliari. Sarà un autunno difficile, questo è l'allarme di Aspat e Cittadinanza Attiva. Soffriamo proprio come Avellino, cioè tra tutte le ASL della regione siamo quelli che siamo più penalizzati. Abbiamo appunto una carenza di prestazioni rispetto agli altri in proporzione di oltre 100.000 unità. Poi un bonus di soldi pari a 4 milioni e mezzo di euro che sono proprio per il comparto riabilitativo ex articolo 26, che è quello più complesso e più delicato. E proprio su quel settore soffriamo. Siamo certi che rispetto agli andamenti dei consumi e del monitoraggio che facciamo costantemente delle nostre attività, delle nostre risorse, in realtà ci troveremo in autunno a mal partito. Che cosa significherà? Significherà che non saremo più in grado di dare continuità assistenziale ai cittadini per la riabilitazione, va bene, né ottemperare a quanto prescritto dal piano regionale che regola il governo delle liste d'attesa.